Benvenuti su Polvere di Riso. La ricetta che faremo oggi è una ricetta fantasticissima che io amo, quindi vi lascio la ricetta e buona visione. Gli ingredienti per circa una decina di biscotti sono 100 g di farina di riso, 50 g di fecola di patate, un pizzico di bicarbonato, 40 g d'olio di riso, 40 g di zucchero di canna, 80 g di latte di riso e l'aroma preferito. Io ho messo limone, arancia e zenzero. Per prima cosa mettete in una ciotola la farina di riso, la fecola di patate, il pizzico di bicarbonato, lo zucchero di canna e gli aromi preferiti e amalgamate il tutto. Aggiungete ora il latte di riso e l'olio di riso, che possono essere sostituiti con qualsiasi tipo di latte e qualsiasi tipo d'olio per chi non è allergico al nichel. Attenzione se utilizzate l'olio extravergine d'oliva, che sia un olio molto molto delicato, altrimenti il sapore sarà troppo forte. E amalgamate il tutto. Con l'aiuto delle mani un pochino inumidite d'acqua, formate delle palline e mettetele su una teglia di carta forno ricoperta di carta forno, schiacciandole. Quindi formate le palline e schiacciatele e mettetele su una teglia da forno ricoperta da carta forno. Portate i biscotti a cuocere in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Ovviamente i tempi di cottura possono variare in base al vostro forno, quindi controllate la cottura. Magari nel vostro forno ci vogliono 10 minuti, quindi state lì e controllate. Ed eccoli qui i biscotti super buoni, friabili, appena sfornati, sono buonissimi. Questa ricetta me l'hanno ispirata le ragazze del Goloso Mangiar Sano con la loro ricetta dei biscotti senza glutine con le gocce di cioccolato, quindi è una ricetta ispirata alla loro ricetta. Ve la lascio qui sotto nel box informazioni e mando un bacione grande a Elisabetta e Federica. I biscotti si conservano in una scatola di latta chiusa ermeticamente anche per una settimana, sempre se ci arrivano la settimana, a cui non sono durati nemmeno un'ora. Eccomi qui, io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciatemi un pollice in su, condividete il video con tutti i vostri amici e iscrivetevi al canale così non perderete i prossimi video. E appunto ci vediamo al prossimo video. Bacio, ciao!